Ragazzi, voglio insegnarvi un trucchetto. Dato che adesso dovremo salire in montagna, ci aspettano tipo altri 14 km di pura montagna. Dobbiamo arrivare più o meno a 1000 passametri d'altezza. Dato che non ho il giubbotto perché siamo andati a cena, no? Situazione tranquilla, però dato che è stata una bellissima serata ci siamo intrattenuti fino alle 2:30 e sono con una magliettina di cotone a maniche lunghe che è abbastanza leggera e adesso mi sto prendendo dello Scottex da sotto la pompa, lo piego bello doppio e me lo metto in petto. Ma ti faccio vedere come devo fare. Lo vuoi? Al massimo quello che vedrà il video domattina della pompa, no? Cosa potrà pensare? Dice, questi o non hanno la carta a casa e se stanno rubando a casa. Vieni qua, aprilo tutto. Leva la borsetta. Tanto tu in petto principalmente non lo prendi. Chiudi. In petto tu il vento non lo prendi. Tu abbracciati a me. No, perché c'ho te dietro la schiena. Senti il freddo, amore, non prendi il vento. È diverso. Perché è impossibile che prendi il vento in petto, perché il petto ce l'hai coperto dalla mia schiena. Sto appena pensando a quello che vedrai in giro. Sì, infatti adesso lo ringrazio anche. Se vedo dove sta la telecamera, mi faccio inquadrare e gli dico grazie. Grazie mille, ma faceva troppo freddo. Olè. Vai, la moto è salita anche di temperatura. Piccoli, mantienimi abbracciata adesso. Ci sei? Ok. Ci dobbiamo solo arretirare. Adesso ci aspetta la montagna. È molto meglio adesso, lo sai? Non sento nulla. Ti è passata la sensazione? Hai visto, dai, che le tecniche vecchie funzionano sempre. Che abbiamo una macchina dietro e mi... No, mo no, dietro adesso. Avevamo una macchina dietro e mi preoccupa che stanno imbriaco, cose, capite? Una strada scura. O corro, non mi sorpassavo cose, capite? Mi sposto. Oh, ho acchiappato un moscerino in petto, uno mi ha fatto malissimo. E due l'ho visto pure mentre arrivava. Vuoi vedere un attimo tu meglio se c'è una macchina dietro? Se vedi. Vabbè, vedi fare in lontananza perché c'era, no? Ah, mi sono noso, io penso che mi flescio con le luci dei palazzi allora. Ah? No. Era il killer, no. Ah?
No, no, mi preoccupa, ti ripeto, qualche animale, ma nemmeno il fatto che possano aggredirci o meno, e che per paura si possano buttare avanti alla moto. Che serial killer, ramo, ma chi ci pensa? Ci sa rubamo la bicicletta. Non si vede un c***o. Sì. Non si vede nulla! Cioè, io c'ho l'abbagliante acceso! Mamma mia, mo! Senti freddo, tu? Io sto congelando! Oh, che salitone, non si vedeva! Uomo, va! Guarda, guarda! Il tasso! Hai visto? Si è buttato avanti! Sì, sto riprendendo! Ti stai cagando sotto? Hai paura? Hai cagato? Hai cagato? Tu non ti offendi, posso obbligarlo? Uè, queste curve nascoste così che non si vedono, questa è lunga? Sì. No. Non si vede completamente nulla, ragazzi. Panico. Sì, è solo l'inizio, mancano altri 5,5 km di curve e buio totale. Curve, buche pure, perché ci sono anche le buche poi in tutto questo. E gli animali. La moto in mappa B. Stiamo risparmiando, ragazzi, perché mi sono reso conto che dovrò fare un finanziamento per fare benzina per il road trip, perché consuma troppo. Già lo sapevo, però mi aspettavo che sulle lunghe distanze, utilizzandola in sesta, cioè con marce da lungo in autostrada, consumasse un po' meno. E volevi! Invece no, consuma, ragazzi, consuma. Anche se faccio il bravo, e non la impenno, non la sfriziono. Carlotta sta dicendo è vero, io testimonio, sta facendo il bravo. Quindi consuma, ragazzi, consuma troppo. Devo organizzarmi bene per il viaggio. Ci vogliono troppi soldi, ragazzi, troppi soldi. Ma apro una donazione PayPal. Metto il link qui sotto, qui, ragazzi. Mi aiutate anche voi nell'impresa, se volete contribuire ad aiutarmi in questo viaggio. Tutte le offerte sono ben accette, ragazzi. Ma no, comunque è angosciante fare le strade di notte così. Ma pure perché non vedi le curve, cioè guarda là. Ma non c'è più il parapetto, ragazzi. Vabbè, dai, siamo in paese adesso, più illuminata. Perché urli? Ora un cimitero, che angoscia. Quando arriviamo in stanza, dice. Vai, dai. Comunque qualsiasi cosa, piccoli, non ti preoccupare, che io ti lascio a te e scappo. Sì, siamo al sicuro. Ma è ancora accesa la GoPro? È ancora accesa? Sì. Sì? Sì, sì. Ed eccoci qui arrivati all'alloggio. Olè. Sani e salvi, ragazzi. Sono le 3. Buonanotte.